23 anni, sono nato e cresciuto a Roma, trasferito a Ragusa a 14 anni, ne ho fatti di danni, in ogni caso sto qua con i miei compagni, sì, passo il microfono. Ok, sono Lorenzo Marte Diablo, vengo da Modica, Modicalza, e niente, ho cominciato a fare musica all'età di 14 anni insieme ai miei compagni, di cui nomino Carogna, Sol, e poi ho conosciuto DJ Bolla, a Kimbo che mi ha insegnato a ballare, e l'ultimo è stato B-Rock. Ho incominciato a fare musica, mi sento a mio agio, mi fa stare bene, è quello che è l'importante. Ecco, c'è da dire, Riva il microfono che non si è sentito. Siamo una famiglia. Bello, questo è bello. Che questo è il vero significato dell'hip hop. Se posso dire qualche cosa su di noi. Vai. Ma io ho iniziato a ballare nel 2003, anche se mi sono avvicinato alla cultura molto prima, tramite il rap. Ho cominciato a ballare nel 2003 e a Ragusa e ho cambiato diverse compagnie fino a quando ho trovato mio fratello Kimbo, che balla e rappresenta la scena di Modica e siciliana da ben 15-16 anni, quindi lui fa il fatto suo e mi ci sono agganciato, straight away come si dice. E io e lui ci siamo piaciuti a vicenda e quindi abbiamo fatto il fatto nostro, chiamato The Funk Rebellious. Dice: perché The Funk Rebellious? Perché purtroppo in questa società nostrana non conosciamo bene l'inglese, non conosciamo tante cose, quindi l'hip hop non arriva nella maniera più giusta, il funk lo conosciamo solamente per qualche canzone di James Brown, ma non è radicato nella cultura, quindi non sapendo bene come agire, abbiamo pensato a questo nome, i ribelli del funk, perché amiamo questa cosa ma non la conosciamo fino in fondo. Comunque poi ho svoltato pagina, io nel 2009 ho viaggiato, sono andato in Australia, a Melbourne, ho trovato i miei Kings, diciamo, sono stato lì 3 anni, la mia crew a Melbourne è Kings Only, quindi qua siamo Funk Rebellious e Kings Only, col dragone, e quindi ho rappresentato ballo io da 9 anni, sempre, ho rappresentato, abbiamo fatto un po' di tutto in giro, e ora sono tornato in patria a fare quello che c'è da fare qua. E sono molto contento, ora voglio lasciarti il microfono a Kimbo, così te la dice dalla sua. Perfetto, Kimbo. Voglio ringraziare qua i miei fratelli e tutta la gente che da tanti anni che ci supporta, e specialmente DJ Bolle che da tanti anni che si è messo a screcciare e è arrivato a ottimi livelli. Sì, io ho avuto modo di sentire qualcosa, è veramente allucinante. Sì. Siamo forzati e speriamo che la gente ci supporta fino alla fine. Guarda, se non vi supportano, guarda, veramente state andando alla grande. Poi volevo dire solamente una cosa, visto che per la prima volta in, diciamo, 10 anni ho la possibilità di parlare sul microfono ascoltato. Una semplice cosa volevo dire, che l'hip hop è molto più di un ballo, è molto più di una canzonetta, è molto più di andare a fare qualche cosa, come andare a pesca, andare a caccia o andare in palestra. L'hip hop è parte di noi, lo viviamo tutti i giorni, con il sentimento, con il cuore, ci salva dal grigiume di questa società. E quindi è per questo che ci dà la speranza in questa società dove siamo tutti piatti, non c'è niente di buono, o quasi niente di buono, comunque. L'hip hop ci fa credere in noi stessi, quindi invito tutti i ragazzi all'ascolto, se avete, devi avere fiducia di te stesso, credere in te stesso, e se credi in questa cosa la porta è aperta sempre, dappertutto. E quindi voglio ringraziare tantissimo Diablo, perché è grazie a lui che siamo qua oggi. E diciamo che ha fatto l'infiltrato, perché c'ha una testa, io so Capricorno, lui non lo so, ma è più testardo di me, sto ragazzo. quindi io posso dire da oggi ufficialmente che Diablo è in The Funk Rebellious. Perfetto, a proposito di Diablo, sì. Ecco, Diablo, a te la parola. Dimmi. Allora, Diablo, adesso andremo a suonare un pezzo, poi passeremo anche la parola a DJ Ball, tra l'altro. Sì. Impossible. Perfetto, Impossible è un pezzo che ho scritto con un ragazzo di Siracusa, Focus, è un ragazzo della mia età, è uscito normale, nel senso senza ritornello, e poi tipo come una sorpresa, sento il DJ Ball e metto degli scratch. l'infiltrato, è lui. È questo che mi è piaciuto, è uscito, ha fatto parecchie visualizzazioni, ancora non l'abbiamo mai presentato live. Ma qual è? Sono di Impossible, direttamente Modica Siracusa in connessione.